Tre giorni che il Verona è qui a Primiero, tre giorni di lavoro intenso, ma sono tre giorni in cui il Verona ha lavorato bene in ottime strutture, possiamo dirlo. Sì, sì, siamo contenti perché siamo veramente nelle condizioni ideali per poter lavorare bene. E la squadra si sta applicando per nuovi esercizi, per il ripasso delle nostre vecchie cose, però insomma tutti nuovi e vecchi con grande entusiasmo e con grande applicazione. Siamo soddisfatti di questo inizio stagione. Nico, è ufficializzato Cerci, si attende anche Antonio Cassone, insomma c'è tutto, almeno sulla carta, per vedere un Verona molto molto importante. No, beh, Alessio arriva oggi e si allenerà già, quindi siamo contenti di avere un altro giocatore di qualità da aggiungere alla nostra rosa. Per quanto riguarda Antonio, credo che non sia ancora ufficiale, però se dovesse arrivare la qualità non si discute e noi siamo pronti ad abbracciarli per questa nuova stagione con grande entusiasmo. Tatticamente ci sarà magari da cambiare qualcosa se dovessero arrivare entrambi? Importante che... Beh, i problemi da risolvere questi, giusto? Sì, sì, ma insomma, penso che i problemi sono far giocare i giocatori che stiano bene e creare un gruppo importante, quindi la base del ritiro deve essere soprattutto questa, allenarsi, dare grande disponibilità, voglia e cominciare a conoscerci, perché la verità è che si inizia molto presto, quindi bisognerà essere pronti. Ultima battuta, la tua gioia, la tua felicità in contrapposizione da Busto a Cesena, visto che tu eri protagonista, capitano per lo più a Busto Arsizio, ricordiamolo, contro la Pro Patria, e a fine maggio insomma hai festeggiato da vice allenatore alla tua prima esperienza tra i professionisti con il tuo Hellas, la promozione in Serie A. Ah beh, credo che sono delle pagine storiche che mi riempiono di soddisfazione, di orgoglio, di felicità. E due grandi, tra virgolette, vittorie completamente diverse, però festeggiate dai veronesi più o meno nello stesso modo, perché le persone che c'erano in maxi schermo a Verona e le persone presenti in trasferta non dico che si erano uguali, ma quasi, quindi questo fa onore ai nostri tifosi, come già si sa, però personalmente è chiaro che sono molto contento.